Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Vivolo, ho 51 anni, sono nato, cresciuto e mi sono formato a Saronno, sono sempre stato qua. Da circa una decina d'anni abito a Genezzano per motivi familiari, quindi sono in un comune attiguo, lavoro a Saronno in una società di automotive come venditore, quindi diciamo che vivo direttamente le questioni e le problematiche di Saronno. Mi candido con Obiettivo Saronno perché credo fortemente nei valori che hanno spinto e formano questa lista, prevalentemente da donne. Nello special modo, in particolar modo, mi preme sottolineare la questione dell'ospedale. Forse a caso arrivo per ultimo e quindi rimarco quello che dice chi ha presentato Luca, perché viviamo una situazione pressoché surreale, un ospedale che di fatto non c'è. Guarda caso, mi trovo con mia moglie che a giorni partorirà la nostra seconda genita, la prima è nata a Saronno, ahimè, purtroppo Luca, la mia seconda, non potrà nascere a Saronno. Siamo stati costretti, saremo costretti ad emigrare e spero e mi auguro che la forza e l'impegno di Obiettivo Saronno possa essere di aiuto affinché l'ospedale di Saronno torna a essere un ospedale per i saronnesi e per tutto il circolo, i cittadini insomma del circondario.